A Rosate un gruppo di animalisti ha distrutto un capanno di un cacciatore, un gesto che replica la situazione disastrosa che negli ultimi anni si è spesso verificata nei territori delle province di Bergamo e di Brescia. Un capanno distrutto, gabbie rovesciate, travi spaccate, ecco l'opera di un gruppo di animalisti contro la struttura di un cacciatore. Lo denuncia Barbara Mazzali, capogruppo di Fratelli d'Italia in Regione Lombardia. Neanche la pioggia battente ha fatto desistere questi vandali, dice la Mazzali, che impongono le proprie idee con la violenza e la mancanza di rispetto della proprietà privata e dei legittimi diritti di chi è in regola e paga le tasse. E questo accade anche nel milanese, ricorda la consigliere regionale. Si replica così la situazione disastrosa che negli ultimi anni abbiamo visto nei territori di Bergamo e Brescia. Questa escalation di violenza, affirma Animalista, deve finire e la giustizia deve fare il suo corso senza tentennamenti né sconti, continua. È giusto inoltre che anche i cittadini lontani dal mondo venatorio siano informati di quello che sta succedendo, perché la violenza non deve mai essere giustificata, qualsiasi sia l'idea che si professa. I cacciatori sono stufi di svolgere attività venatorie nella paura di essere aggrediti o di vedere le loro strutture fatte a pezzi, ha concluso Barbara Mazzali.